Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Aumenti delle pensioni e degli assegni familiari, nuovi limiti dell'INPS. Vediamo di cosa si tratta. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Rivalutazione 2021 per gli assegni familiari e maggiorazione di pensioni. Sono stati rivalutati i limiti reddituali familiari per cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Inoltre sono stati rivalutati anche i limiti di reddito mensili per l'accertamento del diritto agli assegni familiari. Queste nuove misure trovano applicazione nei confronti di soggetti che sono esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ovvero nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti, anche dei pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi. Vediamo dunque l'importo delle pensioni: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i figli ed equiparati, 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e i piccoli coltivatori diretti, per il coniuge, i figli ed equiparati, e 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti ministeri, la misura del tasso di inflazione programmato per il 2020, come abbiamo già visto nei nostri precedenti video, è pari allo 0,8%. Sono state inoltre aggiornate le tabelle da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2021 nei confronti dei soggetti che sono esclusi dalla normativa relativamente all'assegno per il nucleo familiare elencati in precedenza. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. Il trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1 gennaio 2021 e per l'intero anno nell'importo mensile di 515,58 euro. Di seguito quindi i limiti fissati per l'anno 2021: 726,11 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio equiparato, e 1270,69 euro per due genitori ed equiparati. Ricordiamo infine che i nuovi limiti di reddito valgono anche in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.